mezzogiorno di Focus. È una settimana che io sono qui ad aspettare la risposta di 7 giorni fa. A che domanda? Bentornati. Questo è Mezzogiorno di Focus con Max Alberici, Matteo Bonaretto e il nostro divulgatore scientifico Andrea Polazzi, che ogni settimana dispensa curiosità scientifiche e non solo. La settimana scorsa ci eravamo lasciati con la domanda: quanto ci impiega una lumaca è vero. A percorrere un chilometro, sì. Quindi prima di andare avanti, prima di salutare, voglio la risposta. No, avete pensato? Io ho pensato, sì. Quindi, secondo me ci mette, a percorrere un chilometro, sì, 4 settimane. Io... quindi sarebbe ancora in giro se fosse partita la settimana scorsa. Sì. Ma secondo me di meno, un paio. Allora, vi do qualche indizio, poi non so se sapete fare i conti. E voi. Mediamente la lumaca comune si muove a 0,048 km all'ora. Okay. È l'animale più lento al mondo. Che vuol dire, tradotto, che per percorrere un chilometro ci mette 21 ore e 24 minuti. Ma neanche un giorno! Ma è veloce la lumaca, è fatto presto. Io conosco persone che ci mettono più tempo. È vero. Io sono uno di quelle. È vero. Bene, ma dopo... perché si aiuta, lo sai? Si aiuta con perché cosa? Per ridurre l'attrito con il terreno e quindi muoversi a quella velocità, rilascia una sostanza rischiosa. Il muco, esatto, che lascia l'elicina. Io poi oggi ho per voi tante indicazioni carine, però volevo partire dall'ultimo numero di Focus con una cosa che mi ha un po' colpito, perché noi uomini spesso soffriamo di questa patologia, i calcoli. Sì, è vero, sono molti gli uomini che non sanno fare i calcoli. Un modo divertente per espellerli. Senti, ma perché? Esatto. No, parliamo perché... sempre di ste cose. Ma no, la buttiamo sempre sul preferivo tagliare le castagne con tre tagli. La butta preciso, sempre sulle emissioni volgari. No, ma non è volgare. Dai, allora, come facciamo? A portare un po' di emozione in questa pratica. Pensa che i calcoli sono un'emozione fortissima. Ci pensa David Wartinger della Michigan State University. Ha infatti visto che un giro sul lotto volante favorisce l'espulsione dei fastidiosi sassolini. Ha capito. Cosa ha fatto? Non fare domande, ma anche perché poi lui ti risponde. Ha costruito con il silicone vari modelli di rene. Li ha riempiti con urina, vi ha inserito calcoli di diverse misure, non più grandi di 4 mm. Poi, in quello che è forse il più divertente esperimento scientifico della storia, li ha messi in uno zaino e portati su varie montagne russe nel parco Disney Magic Kingdom a Orlando. E infine la verifica. I calcoli si sono mossi verso la destinazione finale dopo i giri su una delle attrazioni testate. Bene. Non tutte le montagne russe funzionano. No. Per la vertiginosa terapia bisogna puntare su un ottovolante old style, non troppo veloce. Il brucomela non va bene. Solo discese ardite e bruschi cambi di direzione, ma senza i giri della morte. Perché sennò il calcolo ti ritorna indietro. E bisogna sedersi in ultima fila. Per forza. Perché il movimento indotto dai posti davanti ha funzionato solo nel 16% dei calcoli. Invece, in fondo, l'efficacia è salita al 70%. Pensa, quindi, se avete i calcoli, andate sull'ottovolante, ma... solo alcuni selezionati, sedetevi alla fine. Posso dire una cosa? È divertente in quel momento. Dopo è più divertente perché scendi, è il momento del... cominciano i problemi. Pensa faranno la fila a parte per quelli che soffrono di calcoli. Esatto. Potrebbe essere un business. Ma come abbiamo iniziato col pim pum pam oggi? Hai visto? Col botto. Ma adesso andrò oltre. Là dove nessun uomo è mai giunto prima. Addirittura. Come si fa a trasformare un post-it in un altoparlante per il cellulare? Mi sento un po' Giovanni Mucciaccia. Ci serve anche dell'abbondante colla vinilica? Non so, o dell'olio di palma? Potremmo Informazioni prese dall'ultimo numero di Focus domande e risposte. Dai, come si fa? Io ho il mio cellulare che non funziona benissimo e quando... Poi devi sapere, Andrea, che Max ha un rapporto molto intimo con i post-it. È vero. Ha una storia. Io uso i post-it per qualunque cosa. Sì, ricordo, mi sembra di ricordare qualcosa. Fatevi un po' gli affari vostri. Andiamo a creare questi... Prima di tutto, chi lo ha spiegato? Perché non è che noi prendiamo le cose dette dal primo che passa per la strada. L'avrà spiegato il signor 3M. L'ha spiegato un espertone. Chi David è? Shenkopf. Ok. Del Pioneer Works Center for Art and Innovation di New York. Ma pensa, che tu frequenti niente abitualmente. Meno servono. Prendete appunti. Sì.
90 centimetri di filo di rame. 90, okay, 90. Che, dove si prende il filo di rame? Ma si ruba un po' dalle canaline del telefono. Domanda, così. Sì, ormai sì. Se tu giri per strada ti dicono filo di rame. Sì, esatto. Filo di rame vuoi fuori. Però, bravo, lo fai bene. Poi hai un futuro. Lo so. Una calamita. O un passato. Sì. Scotch trasparente, sì. Un cavo audio da 3,5 mm, okay, quindi rivolto allo spinotto a un'estremità, sì. Due cavi con connettori a coccodrillo, sì, le pinzettine, okay, pinzettine. Okay. La procedura, okay. Procedura. Niente con la vinilica, avvolgete, al momento no. Io un po' la metto, però la metterei sempre. Nel dubbio mettila. Avvolgete il filo di rame attorno a un dito per creare un anello, lasciando 2,5 cm liberi alle estremità, da cui eliminerete lo strato di isolante con della carta vetrata. Devo creare una spirale, quindi un avvolgimento elettrico. Con lo scotch fissate la forma così ottenuta sul post-it. Ok. Sì. Appoggiate il tutto sulla calamita che avrete prima fissato a un tavolo. Con cosa? Quindi serve anche un tavolo. Sì. Ma se lo voglio togliere l'altoparlante, mi rimane appiccicato al tavolo. Collegate ciascuno dei rami liberi dell'anello a un cavo con connettore a coccodrillo e pinzate le altre due bocche rimaste libere ai due fili che si trovano all'interno del cavo audio. Ok, ci sono fili, ce l'ho. A cui avrete prima tolto la guaina in plastica per la lunghezza di un centimetro, eccetera. Ci siamo. Ok. Prendete il cavo audio, sì. Infilate lo spinotto, sì. Quello dove? Che non avete tagliato, sì. Nel cellulare, il cellulare. E accendete la musica. Un Samsung Galaxy Note 7? No. Se sei in aereo. Ma scusate, io ho il nuovo iPhone e non ce l'ha lo spinotto, non ce l'ha il buco per lo spinotto. Ciaone. Come faccio? Ah, vabbè, allora, niente, se hai i soldi per comprarti il nuovo iPhone, sì, non è che hai bisogno di questi sistemi. Puoi comprarti un impianto audio di 8,000 euro, va bene, vai, infili lì, poi nell'anello si sviluppa una forza magnetica che interagendo con quella della calamita fa vibrare il post-it e la vibrazione si trasmette all'aria e amplifica il suono. Pensa, le canzoni di Justin Bieber suonano così. No, Max, ma così suonano uguale. Ecco. Justin, se ti ascolti, scusa. So che ci ascolta sempre, certo. Tra l'altro. Vabbè, ma anche quelle dei Pooh suonano. Ho capito. Tu non ci avevi mai detto tutte. Uguale. Non vorrei che parlassimo troppo. Volete agevolare una canzone? No, l'ultima notizia e poi ci fermiamo. Dai, perché al volo. Io ho un altro come si fa. Dopo non so. Ah, no, va bene. Allora ci fermiamo. Tempo. Fermiamoci perché questa cosa del post-it altoparlante mi ha incuriosito. Quindi la farò sicuramente durante questa canzone. Che è di Justin Bieber? No, no, un altro. Qualcuno sorpresa. La ascolterà tramite il post altoparlante. Esatto. A tra poco.
surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. And the nights in your palms, or we might get dirty. DJ, let the beat play. Make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ. Young and free, saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling. Low is the pace and the high is the feeling. The world is a club, all in, cause we can. This one for the books, don't worry about a thing. Ooh, we came on the night. Dopo una canzone che non è di Justin Bieber. Ho provato col post-it a fare. A me non funziona. Non funziona, no, perché non hai collegato. Ma va con la colla vinilica. Hai sbagliato post-it, probabilmente. Sì. Torniamo con il nostro divulgatore scientifico. C'è un post-it giusto per tutto. Esatto, il nostro Andrea Palazzi, divulgatore scientifico, con Mezzogiorno di Focus in onda il sabato alle 12 e la domenica alle 12.30. Quindi vi va diverso la lasagna. Non sono repliche, e che vi diciamo la stessa cosa. Nello stesso modo, peraltro. Va bene, quali altre notizie ci porti? Come si fa a far emettere una luce nera dallo smartphone? La luce nera dallo... come si fa? Non so, ma perché io dovrei fare mettere anche una luce nera dallo smartphone? Detta anche lampada di wood. Ah, ok, quella che nelle discoteche rende fa risaltare bianco, il bianco. Quella, il bianco. O quella che in CSI usano per certo, il sì, certo, esatto. Certo. La luce nera o lampada di wood è una luce ultravioletta che puntata su un oggetto produce una fluorescenza utile a individuare macchie non visibili con luce normale. Esatto. E può servire per esempio per verificare la pulizia di una camera d'albergo o per riconoscere una banconota contraffatta. È vero, la usa Gordon Ramsay in Hotel da Incubo ad esempio. Controlla, per vedere le macchie sulle coperte. Se vi sentite dei piccoli Gordon Ramsay ma non avete i suoi strumenti, realizzarne una da sé è facilissimo. Facilissimo. Fate così. Vai, vai, cellulare. Coprite con un pezzetto di scotch il flash dello smartphone. Va bene, okay. E coloratelo con un pennarello blu scuro. Ok. Poi ricoprite con un secondo strato di scotch anch'esso colorato di blu. Infine un ultimo strato di scotch, questa volta colorato di viola scuro. L'applicazione degli strati colorati faranno da filtro per il flash dello smartphone, che nel buio emetterà una luce nera sugli oggetti mostrandovi tracce altrimenti invisibili. Quindi, alcune sostanze e batteri tendono infatti alla fluorescenza. Blu scuro, primo strato. Blu scuro, secondo strato. Viola scuro. Esatto. Ok, però è difficile perché bisognerebbe avere i codici dei colori precisi. Perché il blu scuro è scuro, è, può essere così, è un po' generico. Sempre, vabbè, poi sai, okay. L'uomo, il blu è blu. Non esatto, non è che c'è blu scuro, blu chiaro. Blu, noi vediamo 7-8 colori, basta. No, basta. Se diamo una notizia che forse non so se è giusto. Beh, come far partire un'auto con i cavi? Come forse nei film. Non è il caso non di dare queste notizie. La leghi davanti, tiri. Se usi quel cavo lì, usi gli altri. Ma quali? Cavi? Quelli della batteria quando quelli ti si scarica? Quelli rossi e neri? Sì, perché ti sei dimenticato le chiavi della macchina. Sì, sei dentro, oppure si è rotta la chiave della macchina. Come fai a farla partire? Se il modello della vostra automobile non è troppo recente, avviarla con i cavi posti sotto al cruscotto, senza aver indosso un passamontagna, sarà tutto sommato semplice. Vai, mi raccomando, grande. Requisito fondamentale è non avere un passamontagna. Mentre sulle vetture di ultima generazione i progettisti hanno reso praticamente irraggiungibili i cavi d'avviamento per prevenire i furti. È chiaro, certo. Come MacGyver. Vai, come si fa? Per prima cosa occorre rimuovere la copertura in plastica posta sotto al piantone dello sterzo e individuare il morsetto con i connettori dei cavi. Che è di un colore particolare o ogni macchina c'ha il suo? Devi usare la luce... il voodoo di prima, sì. Ok. I fili sono divisi in tre gruppi. Sì. Bisogna interessarsi a quello che corre lungo tutto il piantone dello sterzo fino al motore e staccare dal morsetto i due cavi che sono di norma rossi. Okay. Che sono diretti alla batteria. Come disinnescare le bombe? Sì, quale filo tiri? Quello nero o quello rosso? Questi vanno spellati e attorcigliati tra loro, stando attenti a non far loro toccare parti metalliche. Perché altrimenti salti per aria, forse. Avviare il motore è a questo punto un gioco da ragazzi.
Basta spellare un terzo cavo, quello d'avviamento, giallo. Sì. E facendo attenzione alle scintille, metterlo a contatto con i due rossi attorcigliati in precedenza. Ma mi sembra che tu mi stia vendendo. No, perché non credo che sia così facile. Potrei provarci, eh. Poi ci vogliono degli attrezzi. Io non ho le chiavi, ma ho lo spellacavi, il cacciavite e tutto il resto. Bene, no, va bene, dai. Va bene. Altra cosa, passiamo l'ultima? Oltre. Dai. Ma una cosa più utile per tutti. Sì. Come si fa a sentire meno dolore? Beh, questo. Io ce l'ho. Sì? Vai. Sì. Ti fai più dolore. Cioè, se io ho mal di testa. Ha ragione. Se io ho mal di testa. Ti spacchi una mano. Mi spacco una mano. Senti il dolore. Ho più mano, male la mano. Mi passa male. Hai spesso mal di testa? Sì, guarda. Non solo una volta. L'ho avuto solo una volta. Però poi, no. Poi, se male della mano diventa troppo forte, cosa ti spacchi? Di nuovo la testa. Di nuovo la testa. Ah, beh, almeno ti concentri solo su due. Vabbè. Così il resto del corpo. So che Andrea avrà una soluzione decisamente meno dolorosa. Ci si lamenta o si trattiene il fiato? Ma dai. Cioè, senti. I ricercatori dell'Università di Singapore hanno analizzato le reazioni di 56 persone, sì, chiedendo loro di immergere le mani in acqua ghiacciata il più a lungo possibile. Sì. Coloro ai quali era stato concesso di dire aia resistevano di più al dolore, in media 30 secondi contro 23. Questo accade perché esprimere verbalmente il proprio disagio interferisce con i messaggi di dolore che arrivano al cervello e la percezione risulta meno intensa. Poi un'altra università spagnola ha mostrato che anche trattenere il fiato è utile, sempre entro certi limiti naturalmente, a 38 persone. Sì, perché altrimenti poi il dolore non lo senti proprio ma più. Mai più. A 38 persone sono state schiacciate le unghie per 5 secondi. Pensa che bello. Che fortunelli. Ma pensa che fortuna. Quelle che avevano trattenuto il fiato riferivano un dolore meno intenso delle altre. Come si fa a diventare cavie per però soldi, no, però soprattutto, i ricercatori avvertono, c'è un'avvertenza. Sì. Questo metodo è le unghie non ricrescono, no? Qual è l'avvertenza? Il metodo è valido solo se ci si aspetta di provare dolore e non per gli infortuni casuali. Perché funziona solo se si inizia a trattenere il fiato prima che cominci lo stimolo doloroso. Quindi o giri abitualmente trattenendo il fiato. Prof, io avrei una domanda, mi scusi. Mi sembra una stupidaggine, so anche questa. Ma cioè, aia è, cioè, un termine che è condiviso. O, cioè, perché io. Tu diciamo, dici altre cose? No, volevo chiedere se anche cambiando. Il mio amico tutto giallo dice: no, no! Ah, cioè, se anche cambiando la parola aumenta o diminuisce il dolore. Cioè, oppure hai. Cioè, perché. Sì, tu dici l'AIA non è internazionale. L'AIA non è internazionale. Però cioè, ce ne sono alcune. Tipo, ogni paese ha il suo AIA. Max, ecco, si sveglia in piena notte, sì, no? Sbatte il mignolino sullo spigolo del letto. Sì. È capitato. Io non ce lo vedo molto a dire AIA. No, infatti non dico AIA. Accidenti, accidenti. Dire. Per dindirindina. Bene, ok. Perfetto, io direi che possiamo chiudere qua. Vuoi chiudere con un cliffhanger anche questa settimana? Se volete vi lascio con una domanda. Dai, come si fa? Perché tutti potrebbero avere la loro risposta su questo, però c'è anche la scienza che vuol dire la sua. Vai. Come si fa ad asciugarsi le mani in un bagno pubblico? In modo scientifico. In modo scientifico. La risposta vi stupirà, ma dovrete aspettare una settimana. Finiamo bravo, così. Bravo. Okay. Ci penso, Pensaci, sto già pensando. Tu pensaci intanto. Grazie Andrea, alla prossima. E non sbattere la testa. Mezzogiorno di Focus.